oggi ho letto che i PM di Roma hanno aperto un fascicolo a carico di Conte e mezzo governo per l'epidemia. È chiaro che il tempo poi dirà chi non ha chiuso dove doveva. Questi hanno sulla coscienza i morti in Lombardia e gli affamati nel resto d'Italia, perché non hanno chiuso la Lombardia quando dovevano e hanno chiuso il resto d'Italia quando non dovevano. Per intanto noi manteniamo la nostra coerenza a fronte, ripeto, di 30.000 morti, di danni miliardari. C'è una polemica per i 600 euro, ma fossero anche 6 centesimi di euro, chi sbaglia paga. Quindi noi l'abbiamo detto prima di conoscere i nomi, lo confermiamo una volta usciti i nomi, senza guardare in faccia nessuno. Chi li ha presi o chi li ha chiesti viene sospeso. Quindi spero che anche gli altri partiti siano ugualmente rigorosi, perché leggevo i verbali e c'è casa di tutti, ovviamente qualcuno che ha fatto quello che era teoricamente legalmente permesso. Questo è il problema. Infatti io ho chiesto ai miei a Tridico, noi i nostri li sospendiamo e laddove ricandidati non li ricandidiamo. Quindi più drastici di così è difficile esserlo. Mi domando cosa aspetti a dimettersi un signore come il presidente dell'INPS, che non ha ancora pagato ad oggi migliaia di casse integrazioni dovute e ha pagato i bonus a parlamentari, assessori e consiglieri. Qua se c'è uno che non è in grado di fare il suo mestiere è il signor presidente dell'INPS, che non vorrei abbia tirato fuori questi dati per coprire i problemi del presidente del consiglio, questi sì vero, e lì non sono alcune centinaia. A quello che leggiamo sono soldoni, però ripeto, per me il principio che conta, anche se è un euro di troppo, quindi noi in casa nostra siamo assolutamente inflessibili, intransigenti, mi spiace per chi non verrà ricandidato, se ne riparlerà la prossima volta, contiamo che anche tutti gli altri, PD, 5 Stelle, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Italia Viva, abbiano la stessa linearità.